giorno. Fatica a fare giorno. I 30 km di ieri si fanno un po' sentire. 100 km all'arrivo sembrano ancora tanti. O forse è il contrario che ci preoccupa. Soltanto 3 giorni a Santiago. Roma è Roma! Lupus. Ciao Lugo, sei una cittadina davvero molto bella. Buenos dias a tutti. Oggi al massimo 25 km fino a Ferreira. Una delle tante cose che apprezzo maggiormente nel cammino è la protezione dal mondo esterno che mi dà. Qui sembra di vivere davvero in un'altra dimensione, su un altro pianeta o all'interno di una barriera. Nel senso che riesco ad essere preso così tanto dal viaggio e da me stesso che i problemi e la cattiveria del mondo sembrano non esistere più, o perlomeno riesco ad ignorarli. Altra cosa interessante sono i benefici che ne traggo una volta tornato a casa, di come riesco a vedere le cose in modo diverso, di come riesco ad apprezzare sempre più le cose semplici. Il cammino ti cambia. Descansando. Povera, quanto chilometri stai? De Huesca, de Zaragoza. De Zaragoza? Muchísimos. Y no tienes el... No, no debe no, ponerla. No. Nada de nada. Ciao. Da Zaragoza è lontano. Cazzo, è lontano. Ma sei il mio totone. Sì. Qui avanti dovrebbe esserci un bar. Speriamo che è aperto. Hola. Ciao, Verina. Dato che questa è una zona un po' abbandonata, hanno fatto un ristoro automatico. Ecco qui, guardate. E c'è anche quest'altra area, cioè il bagno. Il cammino, inutile girarci intorno, è qualcosa che richiede parecchio sforzo fisico e mentale. Non è facile tenere un pesante zaino sulle spalle tutto il giorno, per chilometri. Ci sono momenti in cui prevale un po' di sconforto, dovuto alla fatica o ai più svariati dolori. Ma basta guardarsi un attimo intorno ed incrociare uno sguardo, un sorriso o ricevere un semplice buon cammino per ritrovare immediatamente l'energia per andare avanti. Finalmente si abbandona l'asfalto. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le tante persone che da casa mi scrivono qui sotto nei commenti. E non solo. Voi siete la mia arma segreta, la mia pozione magica, la mia forza.
Fermati ogni tanto. Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo. Ciao! Una parte del gruppo è molto stanca ed ha deciso di fermarsi qui. Altri proseguiranno fino a Ferrera, anche perché i 12 posti del piccolo municipale sono terminati. Mi piace la semplicità di questo luogo. L'ultimo posto libero è mio. Mi fermerò qui. Mio Ruben. It's Lily Trend. Domani comunque saremo tutti a Melide, un posto che conosco bene. Infatti il nostro adorato cammino primitivo confluirà nell'affollato cammino francese.